Buonasera. Grazie prima di tutto di essere qui. Io sono qui per sostenere non solo una lista che si propone alle elezioni comunali, ma un progetto. Prima di tutto dobbiamo sfatare un po' di miti. Chi vi dice che il Movimento 5 Stelle è superiore alle altre forze politiche non è del Movimento 5 Stelle. Io lo voglio spiegare qui questo concetto, in questa piazza, come lo spiegherò in tutti i luoghi dove andrò a parlare di quello che vogliamo fare per questo Paese. Noi non abbiamo una superiorità perché il Movimento 5 Stelle si definisce tale. Noi semplicemente siamo gente che si è data delle regole che stanno firmando queste persone e intendiamo rispettare queste regole. In questo movimento, quando io mi sono candidato e sono entrato in Parlamento a 26 anni, ho dovuto firmare un atto di impegno simile a quello, molto meno dettagliato, ma fondamentale, in cui mi impegnavo a fare tre cose. Una, dichiaravo di essere incensurato. Nel paese che in Europa è percepito come il più tra i più corrotti d'Europa, e questo non mi fa contento assolutamente. In questo paese una regola base, necessaria ma non sufficiente, per cominciare a combattere un po' di corruzione e fare in modo che chi entra nelle istituzioni debba avere un casellario giudiziario, un certificato penale pulito. Nel Movimento 5 Stelle non si aspettano le sentenze. Se sei indagato capiamo perché lo sei e se ci sono evidenze vieni messo fuori. Mi dispiace, ma è una regola radicale in un momento del paese in cui in altre forze politiche più ne hai, più fai carriera, più processi hai, più fai carriera. Ho dovuto firmare un altro impegno e io ci credo in questa cosa, si chiama regola dei due mandati. Da noi chi entra a fare politica nelle istituzioni deve tornare al proprio lavoro dopo due volte che è stato eletto. E questa è una regola fondamentale di cui potremmo fare anche a meno se fosse solo per una questione di valutare chi è valido, chi è più valido, chi non è più valido. Non è questo il punto è che noi dobbiamo spezzare un problema culturale che è quello del soggetto, dell'individuo che entra in un comune, in una regione o in Parlamento e vuole restarci tutta la vita ed è disposto a fare carte false per restarci tutta la vita. Quel meccanismo lì ha distrutto la politica italiana, perché tu perdi di vista il consenso, non è più una questione di consenso, è una questione di raccattare i voti, e i voti li raccatti con voto di scambio sugli appalti, li raccatti comprandoti voti con il mega stipendio che prendi, li raccatti semplicemente facendo delle promesse che poi tradisci il giorno dopo. E il terzo impegno importantissimo che ho dovuto firmare era quello dei soldi. Ve lo diceva qualcuno prima, io ve lo voglio ripetere, noi non siamo gente superiore, siamo persone che hanno deciso di rispettare le nostre regole e soprattutto abbiamo deciso di non aspettare le leggi per fare quello che diciamo da anni. Io non ho aspettato una legge per rinunciare alla mia auto blu e al mio volo di Stato che potevo prendere per andare a Londra o per spostarmi a Roma e in altri posti del territorio nazionale. Noi non abbiamo aspettato mai una legge per ridurre gli stipendi dei parlamentari, perché lo sapete perché? Perché altrimenti non sei credibile. Noi ne abbiamo avute piene le TV, i giornali, di politici che ci dicevano bisognerebbe ridurre i costi della politica, che per carità i costi della politica non sono solo gli stipendi, non sono solo i rimborsi elettorali. Ma quei costi lì drogano la politica, fanno in modo che un politico che prende 14.000-15.000 euro al mese dimentica dopo un mese quali sono i vostri problemi, perché lui il problema di spendere i soldi non li ha, come un partito che prende 42 milioni di euro in 5 anni di rimborsi elettorali
È un partito che non ha bisogno di relazionarsi con voi, non ha bisogno di gente che ci crede per finanziare o organizzare attività come queste, perché è pieno, drogato di soldi pubblici. E allora noi stiamo cambiando un atteggiamento culturale della politica e non aspettiamo le leggi. Nel 2013 quello che potevamo fare per conto nostro lo abbiamo fatto, abbiamo messo una firma e abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che ci spettavano, abbiamo messo una firma e abbiamo rinunciato allo stipendio aggiuntivo che potevo prendere io, abbiamo messo una firma e abbiamo rinunciato a metà delle nostre indennità. Non per cambiare il paese con quei soldi, parliamoci chiaro, abbiamo un bilancio dello Stato di 850 e rotti miliardi di euro, i parlamentari del Movimento 5 Stelle in 3 anni hanno restituito 15 milioni di euro, ma io non vengo a dirvi che con quei 15 milioni di euro ho cambiato il paese, io vengo a dirvi che quell'atteggiamento serve a raccontarvi una nuova idea di paese, in cui se vorrete farcela governare questa nazione, noi quelle regole che applichiamo a noi senza aspettare una legge, le applichiamo a tutti con un'unica legge, a 1000 consiglieri regionali italiani, 900 consiglieri regionali, 8000 sindaci, 1000 parlamentari, gli europarlamentari, cominciamo a tagliargli un po' di soldi e mettiamo insieme non più 15 milioni di euro, ma 2, 3, 4 miliardi di euro e cominci a fare politica per abbassare la pressione fiscale alle imprese. Ma quale credibilità posso avere io qui stasera se venissi a dirvi, guardate che noi vogliamo ridurre le spese della politica, però guardate che non c'è una legge, quindi noi ci intaschiamo tutto. Poi quando faranno una legge, quando si farà una legge, io in questo giro che sto facendo nelle grandi città, come nelle città medie, come nelle piccole città, non sto raccontando quello che vogliamo fare, quello lo dice il nostro programma elettorale, lo dicono i nostri candidati, che sono quelli che ambiscono a cambiare la propria città. Non sarebbe neanche corretto venire a parlare di Vasto quando non sono un cittadino di Vasto. Non credo che io da cittadino della mia città, che è Pomigliano d'Arco, diciamo prenderei bene uno che viene da un'altra parte e viene a parlare della mia città. Per questo ci sono i nostri candidati. Io voglio venirvi a dire quello che abbiamo già fatto, perché a questo giro di comunali i programmi saranno tutti bellissimi, è inutile che ce la raccontiamo, non troverete un programma che dice voglio alzare le tasse o un programma che dice voglio le strade con le buche o voglio il traffico in città o voglio aumentare l'inquinamento. Io non l'ho mai visto un programma del genere, saranno tutti belli i programmi. E voi direte, e allora come facciamo a capire la differenza? La differenza sta nella storia politica di chi vi parla di quel programma, la differenza sta nella credibilità di chi vi viene a raccontare quelle proposte. Ed è per questo che più che parlare di quello che si vuole fare, io vorrei raccontarvi di quello che abbiamo fatto. Noi da quando siamo entrati in Parlamento abbiamo portato avanti una battaglia senza quartiere contro Equitalia, uno dei principali responsabili della morte e dei suicidi dei nostri imprenditori italiani. Un ente che oggi fa la riscossione fiscale, ma non per riscuotere le tasse, per metterti in condizione di chiudere o di toglierti la vita. E non abbiamo passato il tempo a provare ad abolirla quando loro non volevano abolirla. Ci abbiamo provato più volte, ma quando abbiamo avuto l'occasione, quando abbiamo cominciato a governare 15 comuni in questo paese, noi in 10 Equitalia l'abbiamo già messa fuori, non abbiamo rinnovato le convenzioni con Equitalia. E che cosa significa questo? Che per le imposte comunali iniziamo a fare riscossione, una riscossione coscienziosa, che significa una cosa molto semplice: tu mi devi 200 euro come commerciante, come imprenditore, come tari della famiglia media italiana, io ti devo mettere in condizioni di pagarlo con un piano di dilazione, con un piano di assistenza al tuo business plan, non che non ti parlo e non ti avviso per un anno e dopo un anno e mezzo ti arriva una cartella esattoriale di 3.000 euro che non ha nessun significato, perché io non potevo pagare 100 euro, non posso pagare 3.000 euro. Noi questa roba l'abbiamo fatta e sta funzionando, come sta funzionando un'altra cosa semplice.
Le tasse si devono pagare in questo paese, per carità, ma capiamo che genere di tasse, che livello di tasse dobbiamo pagare e soprattutto per cosa. Quanti commercianti, quanti imprenditori e quante famiglie italiane pagano la tassa sull'immondizia al metro quadrato quando invece tutti dovremo pagarla per quanto ne produciamo? E non è solo una questione economica, io non sono venuto a buttarvela solo sui soldi, è una questione di consumatori e di consumo, perché se io ho il problema che più consumo, più produco rifiuti, più pago, vuol dire che forse invece di comprare materiale cinese scadente che devo cambiare anche come gli indumenti ogni anno, comincio a rivolgermi al Made in Italy che dura di più e quindi finanzio una filiera virtuosa di qualità che mi produce meno rifiuti. E cambiamo il concetto della produzione in questo paese. Ma questo si fa con una politica fiscale intelligente, non con l'IRAP sulle imprese, che è una tassa assurda per la quale se io non guadagno come imprenditore devo pagare comunque le tasse. Se io assumo più personale mi aumenti le tasse. E che follia è? È una follia solo italiana, è una follia di un paese in cui queste cose non avvengono per incompetenza, avvengono per dolo. Questi non sono incompetenti, io ve lo chiedo per favore, non li chiamate incompetenti, perché è il miglior alibi che possiate dare a questi signori. Li ho visti tanti dire, va bene, se sono stato incompetente mi scuso, ma non sono stato in malafede. Non è vero. Quando voi pagate le tasse e i comuni li sprecano, le regioni li sprecano o i ministeri li sprecano, è perché in quegli sprechi si annida la benzina, la loro benzina per far funzionare le clientele. Quando vedete un appalto dato direttamente senza passare per la gara d'appalto, è perché evidentemente con la gara c'erano più rischi che i loro amici non potessero avere aggiudicato quel lavoro. E che cosa fanno? Danno un appalto direttamente, aumentano i prezzi e causano un danno erariale all'amministrazione, cioè alle vostre tasse. E come si fa a combattere questa roba qui? Si combatte con delle regole certe che devono aggredire la corruzione. La corruzione, voglio dire una cosa qui che magari vi sembrerà strana, non si combatte con più leggi. Io sono dell'idea che si debba fare una legge sulla corruzione, e questo è chiaro, che deve istituire tutti gli strumenti possibili e immaginabili, anche gli agenti infiltrati. Bisogna mettere mano alla prescrizione, però poi dobbiamo cominciare a capire un'altra cosa, per la quale io sono stato a Londra la settimana scorsa per studiare il loro sistema di produzione normativa. Lì fanno una cosa molto interessante. Quando si fa una legge e si dice questa legge creerà 500.000 posti di lavoro, oppure questa legge abbasserà le tasse del 10% ai cittadini, oppure ancora questa legge abbasserà i livelli di corruzione del 30%, succede che dopo 2 anni lì il Parlamento nomina una commissione per chiedersi se gli obiettivi della legge che si erano dati 2 anni prima siano stati raggiunti oppure avevano fatto solo una legge con il più bel nome possibile ma vuota dentro. Perché vi dico questo? Perché se noi andassimo a vedere un po' qual è l'efficacia delle leggi che sono state approvate in 30 anni, perché ormai nei TG ogni giorno sentiamo parlare di una legge approvata, probabilmente scopriremo che questo paese lo cambiamo se facciamo un po' di leggi per abolire un po' di leggi, per liberarci di quella che loro chiamano burocrazia, ma è una giungla creata per dare potere a pochi che sanno districarsi in quella giungla, in quella selva. E allora dobbiamo cominciare ad immaginare uno Stato più snello, dove ci sono più controlli, ma dove se io voglio fare impresa non ho bisogno di creare 100, 200 certificazioni, devo passare 24, 25 giorni del primo mese dell'anno solo a fare scartoffie, per non parlare delle settimane che si impegnano a presentare certificazioni. Ma questo chi lo può fare? Io questo vi voglio chiedere, perché io le cose che sto dicendo lo so già, ci state pensando. State dicendo, ma questa è una cosa bellissima, lo state facendo nei comuni dove governate, vi state impegnando per farlo in Parlamento, state dimostrando di averlo fatto, ma perché se me lo dite tutti io dovrei votare il Movimento 5 Stelle? Questa è la domanda che qualcuno di voi si starà facendo, perché noi dobbiamo capire una cosa, che quando votiamo per qualcuno, prima ancora di capire
il volto, il programma e la storia politica, dobbiamo capire un'altra cosa: chi finanzia quella forza politica. Se noi non capiamo chi finanzia le forze politiche, non capiremo mai chi stiamo votando, e vi spiego perché. Perché se in campagna elettorale una cooperativa che si occupa di immigrati a Roma finanzia il Partito Democratico e poi quella cooperativa scopriamo che era al centro di Mafia Capitale perché usava i soldi per gli immigrati per fare business e finanziare una parte del Partito Democratico nella campagna elettorale, state certi che quel Partito Democratico una legge per fermare i flussi migratori o per regolare meglio i flussi migratori non la farà mai, perché è in pieno conflitto di interessi. Il suo obiettivo è quello di foraggiare chi li foraggia. E allora, mentre ci hanno fatto litigare per anni sugli immigrati, qualche anno fa abbiamo scoperto che gli immigrati, loro si auguravano che ne arrivassero sempre di più, se lo scrivevano come auguri di Natale: ti auguro un Natale con più immigrati. Perché erano 38 euro al giorno che si intascavano le cooperative a cui davano gli appalti in somma urgenza, perché è sempre un'emergenza e non c'è mai una regola standard per partecipare alla gestione dei flussi migratori. E ci hanno fatto litigare, ci hanno fatto le campagne elettorali. Mio padre votava a destra perché era un imprenditore e credeva che le imprese fossero difese solo dal centrodestra. E poi gli hanno fatto la legge su Equitalia. Il mio miglior amico votava a sinistra perché era un operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco e credeva che il centro-sinistra fosse quello che difendeva gli operai. E poi ultimamente gli hanno abolito l'articolo 18, non gliel'ha abolito Berlusconi, gliel'ha abolito Renzi l'articolo 18. E se l'avesse fatto Berlusconi probabilmente ci sarebbero stati cortei e cortei di sindacati in piazza e invece solo timidissime proteste. E allora il cortocircuito c'è già stato. Il cortocircuito su destra e sinistra c'è già stato. Io non sto dicendo che non esiste più la destra e la sinistra, esiste in molti che ci credono, in molti che ci hanno creduto, è dentro di loro, sono dei valori, sono un'ispirazione. Ma qui stiamo parlando di buone idee, che ormai non sono più di destra o di sinistra, sono le cose che si devono fare in questo paese. Abbiamo bisogno di forze politiche con le mani libere. Che significa con le mani libere? Significa che noi ad ottobre abbiamo fatto un evento. Per approfondire dei temi, ci è costata 500.000 euro. Ora, noi siamo un movimento che non prende finanziamento pubblico, cioè non prendiamo soldi dalle vostre tasse per fare le nostre attività. Non prendiamo soldi. Dove li prendiamo questi soldi? Dove li abbiamo presi 500.000 euro per finanziare un'attività come Italia 5 Stelle? Ce li avete dati voi. Abbiamo fatto una raccolta fondi e ci avete donato a colpi di 20 e 30 euro 500.000 euro. Noi ve li abbiamo rendicontati, vi abbiamo spiegato come li abbiamo spesi. Lo stesso è valso nel 2013. Nel 2013 abbiamo fatto una campagna elettorale nazionale. Siamo stati la prima forza politica italiana alle elezioni del 2013 e le abbiamo raggiunto quel risultato con 700.000 euro di donazioni per palchi, eventi. Ne abbiamo spesi 300.000, qualche giorno fa un cittadino mi è venuto a dire: ma gli altri 400.000 che fine hanno fatto? E gli ho spiegato che siccome quello era il periodo del terremoto in provincia di Modena, quei 400.000... Ma non è tanto la questione dei soldi, la questione è la libertà, è una questione di libertà. Nessuno di voi che ha donato 20, 30 euro per le nostre attività è mai venuto a dirci: fammi questo favore. Siete venuti solo a chiederci di governare per il popolo italiano in nome del popolo italiano. E noi stiamo provando a farlo ovunque ci diate l'opportunità. Ma non basta, non basta. Perché un limite grosso in cui potremmo cadere, non ci siamo mai caduti, ma potremmo cadere, è pensare che il Movimento 5 Stelle basti a se stesso. E pensare che quando lei, e spero vorrete eleggerla sindaco, si ritroverà a fare la giunta, possa pensare di trovare gli assessori all'interno del gruppo. Pensare che tutto quanto debba essere in qualche modo conosciuto, legato al movimento. Non è così. Se qualcuno pensa di essere autosufficiente ha già fallito, è come la questione dell'essere superiori, se pensi di essere autosufficiente hai già fallito. Per governare un comune come Vasto o un paese come l'Italia hai bisogno di fare una cosa prima di tutte le altre,
riconoscere e coinvolgere le migliori energie di questo paese, anche se non sono del Movimento 5 Stelle, anche se non sono del Movimento 5 Stelle, anche se non ci hanno mai votato. L'importante è che condividano i nostri principi, il nostro modo di voler cambiare il paese e che non appartengano agli altri partiti, cioè a coloro che lo hanno distrutto questo paese. Ed è per questo che nelle grandi città come nelle medie città stiamo presentando degli appelli pubblici. Chiediamo alle persone valide, che hanno competenze, che hanno conoscenze, di partecipare a questo cambiamento proponendosi come assessori. A Torino abbiamo già presentato un terzo della giunta, anche se le elezioni sono tra un mese, e abbiamo coinvolto personalità forti, non perché famose, ma perché conoscevano la materia. L'assessore allo sport è un allenatore olimpionico, l'assessore al bilancio è l'unico funzionario regionale che si è opposto ai contratti derivati della regione Piemonte, quelli che hanno creato il debito pubblico. L'assessore all'urbanistica è un docente di urbanistica dell'università. Queste persone magari non sono iscritte al movimento, ma so che sono persone che vorranno partecipare al cambiamento, che ci metteranno la faccia e con le loro competenze realizzeranno il programma elettorale, perché la più grande cosa rivoluzionaria che si possa fare in questo paese è realizzare il programma elettorale il giorno dopo delle elezioni. È la cosa più semplice e rivoluzionaria che si possa fare, che non si è mai fatta, perché i programmi scompaiono il giorno dopo e sono invece sempre sulla bocca di tutti il giorno prima che si vada a votare. Questo tema delle competenze, io credo che abbiamo dato, non lo dobbiamo neanche più ricordare. Io credo che il Movimento 5 Stelle abbia dato prova di essere una forza politica che, oltre ad avere l'onestà, la coerenza, ad avere la giovinezza, ma nel senso di spirito come base, ha anche la competenza, ma semplicemente perché siamo convinti di non essere dei tuttologi. Guardate che la competenza non vuol dire sapere tutto. Io l'ho capito sempre di più in questi anni che sto in Parlamento. C'erano dei soggetti convinti di sapere tutto, sono andati al governo e hanno fallito, perché uno che rappresenta le istituzioni in questo paese, per governare bene, non deve sapere tutto, deve saper ascoltare, che significa coinvolgere coloro che conoscono le soluzioni e ascoltarli. Ed è per questo che vorrei farvi qualche altro esempio, poi non voglio tediarvi tanto. Fondi europei, voi siete una regione che può attrarne tanti, come la mia Campania, anche voi potete attrarne tanti. Che cosa non ha funzionato in questi anni? Due cose. Uno, i fondi europei quando non andavano agli amici degli amici si preferiva perderli, era una scelta. Due, i fondi europei non avevano l'obiettivo, i bandi europei per le nostre amministrazioni molto spesso non avevano come obiettivo ottenere i soldi, ma pagare il consulente per accedere al bando. Poi che tu perdessi il bando o vincessi il bando, l'importante è che il consulente si era preso la sua mega parcella. Quando siamo arrivati in alcuni comuni italiani che governiamo, abbiamo trovato potenziali enormi dal punto di vista dell'attrazione dei fondi europei. Zero soldi. Che cosa ci siamo inventati? Una cosa semplice, abbiamo chiamato le università e gli abbiamo detto: voi avete problemi di spazi, siete in edifici che crollano a pezzi, vi diamo la disponibilità di edifici pubblici gratuitamente e voi gratuitamente con i vostri studenti dei master europei dovete farci i progetti per accedere ai bandi. In un comune come Mira, che non è molto più piccolo di questo qui, in provincia di Venezia, stessa grandezza su per giù, il nostro sindaco Alvise Maniero, 28 anni, con il sistema degli studenti universitari è riuscito a mettere insieme da zero 500.000 euro in un anno e mezzo di fondi europei per far lavorare a progetti di turismo tanti giovani che probabilmente sarebbero scappati da quel comune. L'abbiamo fatto con semplicità, coinvolgendo le intelligenze, e le intelligenze le devi premiare, le devi coinvolgere, altrimenti le perdi, perché se tu riduci tutto ad una questione di soldi, arrivano i soliti avvoltoi, arrivano i soliti soggetti che sono bravi solo a prendere ma mai a dare. Noi dobbiamo coinvolgere l'entusiasmo di questo paese, lo dobbiamo fare con esempi come questo, con esempi come la raccolta differenziata. La raccolta differenziata è una filosofia in questo paese. Noi facciamo delle leggi sulla raccolta differenziata in cui
Chi non la fa viene punito, chi la fa, la fa. Quando quello che la fa vede quello che non la fa, che non viene punito, ovviamente gli passa la voglia. Anzi, si sente un fesso, perché paga la stessa tassa di quello che non la fa, paga la stessa tariffa. Però non è la questione della raccolta differenziata, è un esempio per dire che in questo paese, anche quando facciamo le leggi, invece, e per carità è giustissimo, di punire soltanto chi non le rispetta le leggi, cominciamo ad incentivare chi le rispetta, cominciamo a premiare gli onesti in questo paese, cominciamo a dire dalla raccolta differenziata fino al fenomeno di corruzione che chi si comporta bene in questo paese merita un incentivo o uno sconto sulle tasse, merita di essere un cittadino gratificato, perché questo sistema sta implodendo, perché da una parte tagliano sempre più risorse alle forze dell'ordine, smantellano forze dell'ordine tecniche che potrebbero dare una grande mano dal punto di vista ambientale, dal punto di vista tributario, e si fanno sempre più leggi per dire alle forze dell'ordine dovete controllare chi non rispetta le regole. Siamo andati in cortocircuito e nessuno ci crede più. La fiducia nelle istituzioni non è retorica, la fiducia delle istituzioni è quella cosa che ti dice se l'istituzione mi dice di fare così e io ho fiducia in quell'istituzione, mi comporto come mi dice di fare. Ma spiegatemi una cosa, come si può pensare in questo paese che un pensionato minimo che prende 400 euro al mese se gli va bene e vede un pensionato d'oro che prende 20.000 euro al mese possa ancora credere nello Stato, possa ancora credere nelle istituzioni? Tutti dicono ma tagliando le pensioni d'oro che ci costano 12 miliardi di euro in questo paese non si risolve il problema delle pensioni. Prima di tutto cominciamo a ripristinare un po' di equità in questo paese. Tagliamo mega pensioni a quelli che non hanno versato i contributi, molti dei quali sono ex parlamentari che con 3 anni in Parlamento prendono pensioni da 5.000, 6.000 euro al mese, e cominciamo a riversarle sulle pensioni minime. E se saranno solo 1.000 euro all'anno in più, quel pensionato sa che c'è stato un governo che gli ha ridato 1.000 euro prendendolo da chi prendeva 20.000 euro al mese, 30.000 euro al mese. E lo stesso vale per la riforma Fornero. È una di quelle cose che tutti mi chiedono, mi dicono ma quando la abolite? Ma ci sono i soldi per abolirla? Prima di tutto partiamo dalle fasce più disagiate. Cioè noi oggi per la legge Fornero abbiamo persone che a 67 anni sono magari operai, sono dei carpentieri che lavorano nell'edilizia, a 67 anni a luglio devono stare su un'impalcatura a 30 metri con 40 gradi e non possono andare in pensione. Questa è la riforma Fornero oggi. Si chiamano lavori usuranti o lavori altamente usuranti che richiederebbero un budget di 2-3 miliardi per riuscire a risanarlo. Voi direte 3 miliardi. Signori, questo è un paese in cui si sono appena spesi, o si stavano per spendere, adesso vedremo, 6 miliardi di euro per rifare le navi della flotta militare, 14 miliardi di euro per comprare i cacciabombardieri, abbiamo 10 miliardi di euro di enti inutili in questo paese che potremmo tagliare. E in queste voci di spesa ci sono i soldi per abolire la riforma Fornero, per fare un reddito di cittadinanza, per cominciare a toccare l'IRAP sulle microimprese, per cominciare a dire in questo paese che non è più possibile che la tassazione sfori il 50% perché non ci sono soldi. Ma chi se la beve questa storia qua? Chi se la beve questa storia qua? Però tutto questo non ci è data la possibilità di dirlo. Cioè tu se oggi ti permetti di rappresentare questa situazione, e spero di essere riuscito qui a dirvi sia i problemi ma anche le soluzioni, perché è importante, altrimenti se vi racconto solo le cose negative senza le soluzioni poi alla fine sembra che veniamo solo a criticare, non sono venuto a fare questo. Però c'è un problema di fondo, non si può dire, perché se tu racconti che ci sono questi problemi stai disturbando la dittatura dell'ottimismo brenziana, che prima era di un altro, ma è una dittatura dell'ottimismo, è una narrazione per la quale tu devi dire che le cose vanno bene in questo paese. E siccome nel 2015 chi diceva che le cose non andavano bene era un gufo, io semplicemente mi sono andato a guardare i dati di emigrazione dall'Italia nel 2015 per capire se veramente ero io che ero pessimista o era qualcun altro che era troppo ottimista. L'anno scorso sono emigrate il 12% in più di persone dall'Italia,
100.000 cittadini, di cui 50.000 giovani. È scomparsa una città come Bolzano l'anno scorso. E mi dicono che le cose vanno bene. No, io penso che si possa fare molto di più per questo paese. Non sarà semplice. Proveranno a non farcelo fare, ma si potrà fare molto. E si potrà fare molto, e concludo, semplicemente guardandosi i conti. In Italia siamo in un paese in cui abbiamo dei settori in cui mettendoci 1 miliardo crei 500 posti di lavoro. Sto parlando dei carbon fossili, petrolio, carbone. Se lo stesso 1 miliardo lo metti nel mondo delle rinnovabili, crei 17.000 posti di lavoro. Ora, questa non è una questione ideologica. C'è chi è tifoso del petrolio, c'è chi pensa che il petrolio debba esserci tutta la vita. Assolutamente. Ma se io ho 1 miliardo di euro di tasse dei cittadini da investire a fine anno, non c'è alcun dubbio di dove debba mettere questi soldi. Perché me lo dice la matematica, me lo dicono i dati, me lo dicono i moltiplicatori. E se poi, quando investi quel 1 miliardo, oltre a creare posti di lavoro, abbassi la bolletta energetica dei cittadini italiani, perché li stai investendo in riqualificazioni degli edifici privati e degli edifici pubblici, hai ottenuto un doppio risultato. Ma perché non si fa? L'abbiamo visto, guardate, non c'è. Io non devo fare nessuna dietrologia. L'ultimo scandalo, il penultimo, perché l'ultimo era quello di questa settimana. La settimana scorsa c'è stato lo scandalo Trivellopoli, sempre firmato PD. Lì c'era un ministro che chiamava il suo fidanzato e gli diceva, ministro dello sviluppo economico, uno dei ministeri più importanti di questo governo, chiama il suo fidanzato e dice, domani facciamo quella legge per i petrolieri, per la Total. E il fidanzato, grazie a quello, aveva un appalto da 2 milioni e mezzo di euro. Questo lo dicono le carte della magistratura. Il ministro si è dimesso, ma la legge è rimasta. Pensateci un attimo a quella storia, perché è assurda. Perché si è dimesso il ministro se la legge è rimasta? Qualcuno dice per sburocratizzare, quella era una legge per sbloccare l'Italia. Quella legge sbloccava una cosa, sbloccava la possibilità per la Total, che è un'azienda francese, di venirsi a prendere il nostro petrolio, portarselo all'estero con un certificato, perché prima, secondo la legge, doveva fare almeno 10 certificati, in quanto era una zona a rischio sismico e così via. Abbiamo sbloccato l'Italia? Secondo me no. E perché? Perché se voi voleste andarvi ad aprire un bed and breakfast vicino al giacimento della Total, non ve lo consiglio come investimento, ma un bed and breakfast vicino al giacimento della Total in Basilicata, dovreste fare sempre 100 certificazioni, perché per voi quella legge non vale. L'Italia la sblocchiamo diminuendo i certificati e la burocrazia della Total, dell'Eni o della Shell, oppure delle nostre piccole e medie imprese. Io sono molto orgoglioso della nostra economia italiana, perché nonostante tutto noi siamo la seconda forza manifatturiera europea e non dobbiamo ringraziare le grandi industrie che sono l'1% del nostro tessuto economico, noi dobbiamo ringraziare il 99% del nostro tessuto produttivo, che sono le piccole e medie imprese, i piccoli e medi imprenditori italiani, dal commerciante all'azienda indotto delle industrie. Quelle persone ci hanno fatto grandi in Europa e nonostante tutto siamo ancora l'ottava potenza mondiale. Immaginate il potenziale che possiamo avere. Se fossimo un paese che non ha potenziale, e allora è logico che ci dobbiamo fasciare la testa e dirci, guardate, più di così non possiamo andare. Ma noi siamo un paese che, nonostante tutte le risorse geotermiche e naturali che ha, produce ancora per il 60% l'energia elettrica dai carbon fossili. Abbiamo ancora un alto potenziale di investimento per rilanciare l'economia, per rilanciare l'edilizia. L'edilizia è in ginocchio, lo sappiamo, non si è ancora ripresa. Ma perché non si è ancora ripresa? Perché noi ci ostiniamo a voler costruire nuovi vani abitativi quando in Italia abbiamo 2 milioni di vani sfitti e invenduti. Come la rilanciamo l'edilizia? Con la riqualificazione dell'esistente. Ma non lo può fare l'azienda o il cittadino con i propri capitali. La riqualificazione energetica, che significa che voi a casa vostra sprecate troppo calore o troppa energia, la potete fare se lo Stato vi dà e mette molti soldi sul sistema dell'ecobonus, vi dà la possibilità di ristrutturare con un incentivo la vostra casa. Voi ristrutturate la vostra casa,
quindi chiamate un'impresa edilizia, voi avete un interesse a abbassare la bolletta elettrica o la bolletta energetica, l'azienda ha un interesse a farlo perché lavora, e rilanciamo un altro settore di economia e così via. Potrei farne centinaia di questi discorsi. Lo so che la faccio troppo semplice, io lo so che voi state pensando che non è così semplice, ma io vi posso assicurare che tutti ci avevano detto che il reddito di cittadinanza non si potesse fare in questo paese. Datemi un minuto per spiegarvi che cos'è il reddito, poi veramente, se mi volete cacciare, me lo dite. Noi abbiamo un sistema produttivo in questo paese che non si deve illudere, perché abbiamo delle parti di imprese che non possono sopravvivere per quello che producono. Perché? Perché siamo in un momento in cui il mercato si evolve velocemente e alcune aziende si devono evolvere dietro al mercato. Siamo passati dalla TV a tubo catodico alla TV ultra piatta nel giro di pochissimi anni per un meccanismo di mercato. Allora, che cosa dobbiamo fare noi per riuscire a permettere un cambiamento produttivo senza far morire le imprese? Uno, dare un credito come Stato alle imprese per convertire la propria produzione, si chiama microcredito, e quei famosi 15 milioni di euro di cui parlavo all'inizio dei nostri stipendi li usiamo in Italia per fare questo, li diamo a sono nate o si sono evolute 2500 imprese dal 31 agosto dell'anno scorso con i soldi dei nostri stipendi, conversione produttiva. Poi c'è un altro problema che si chiama conversione di competenze in coloro che lavorano in quell'azienda, formazione, riqualificazione lavoro. La riqualificazione lavoro in questo paese ha sempre fallito perché le regioni utilizzavano i fondi per la formazione per farsi le loro clientele. Quella roba non ha mai funzionato. La formazione è al centro dei più grandi scandali di corruzione di questo paese o di politica di questo paese, perché la formazione non viene usata per formare, viene usata per dare un po' di soldi a qualche amico, che sia educatore o sia persona da formare. Noi abbiamo fatto un cambiamento, abbiamo istituito a Livorno, come lo vogliamo istituire a livello nazionale, il reddito di cittadinanza. Che cosa significa? Che se tu lavori nella impresa che faceva tubo catodico e quella impresa sta morendo, con una banca pubblica tu dai all'impresa i soldi per convertirsi e l'impresa ti deve ridare i soldi, ma senza ipoteche perché magari non ha garanzie. Ma soprattutto chi perde il posto di lavoro nell'impresa a tubo catodico deve essere preso per mano dallo Stato, riformato e reinserito lavorativamente. Nei più grandi paesi liberali d'Europa questo strumento si chiama reddito di cittadinanza. È uno strumento che non si illude di poter gestire le dinamiche di mercato, non si illude di poter influenzare il corso di un'azienda, ma dice: se tu vieni licenziato da un'azienda a 60 anni e per colpa della riforma Fornero altri 7 anni davanti non sai dove sbattere la testa, io ti do un piccolo reddito, tu in cambio ti formi per un lavoro che serve a me Stato, intanto mi dai 8 ore di lavori pubblici a settimana, perché se lo Stato ti dà qualcosa tu dai qualcosa allo Stato, e alla fine ti faccio 3 proposte di lavoro. Se quelle 3 proposte di lavoro non le accetti perdi il reddito, ma intanto io ho formato una persona per un'altra professione. Questo è il modello di Stato che vogliamo portare avanti. E quando vi parlavo prima di destra e di sinistra, andate a vedere il nostro programma per le elezioni politiche del 2013, erano 20 punti semplici, i primi due erano reddito di cittadinanza e aiuto alle imprese. Se tu parli oggi ad un imprenditore, il reddito di cittadinanza ti guarda storto. Se invece ad un lavoratore parli di abbassare le tasse agli imprenditori, ad un disoccupato parli di abbassare le tasse agli imprenditori, anche lui ti guarda in cagnesca. Perché questi due concetti erano due concetti differenti, si diceva uno di sinistra e uno di destra. Quando è nato il movimento ha messo insieme tutti quelli che non credevano più alla destra e alla sinistra e abbiamo creato un programma in cui convivono idee per varie parti di questo paese, un paese nel quale si possono cambiare le cose senza doversi dividere, facendo una sola divisione tra cittadini onesti e disonesti. Noi abbiamo scelto gli onesti e vogliamo portare avanti le idee che difendono gli onesti.
Vi auguro di avere un sindaco in grado di cambiare le cose in questa città. Ve lo auguro con tutto il cuore e ringrazio i miei amici di battaglie. C'ho un padre di destra, quindi non sono sospettabile. I miei amici di battaglia, Gianluca Castaldi, Gianluca Vacca, Daniele Del Grosso, Daniele Aiuto che è un europarlamentare, tutte persone che hanno lavorato, i consiglieri regionali che sono qui e che ho conosciuto, lavorano ogni giorno per le idee che vi ho spiegato. E quando noi parliamo di movimento non parliamo di una lista comunale, parliamo di un movimento che ha 17 europarlamentari, 130 parlamentari della Repubblica, 100 consiglieri regionali, 15 sindaci e 1000 consiglieri comunali. Siamo una rete e se eleggerete lei sindaco, questa rete la aiuterà a cambiare la vostra città. Grazie. Io, Luigi, coglierei l'occasione della tua presenza per leggere una lettera che è scritta ai cittadini di Vasto. Prima di questo, molto per